Elezioni parlamentari in Malesia, dove si è imposta la coalizione di opposizione Pakatan Harapan, aggiudicandosi 113 seggi su 222. Un successo storico che segna la fine del potere del Barisan Nasional, che governava il paese dal 1957. Il nuovo primo ministro sarà il leader della coalizione, Mahathir Mohamad, che a 92 anni diventa anche il premier più anziano del mondo. Non stiamo cercando vendetta nei confronti di chi c'era prima di noi. Quello che vogliamo fare adesso è ripristinare lo Stato di diritto. Se qualcuno viola la legge, e in questo includo anche i giornalisti, saranno portati davanti al tribunale per essere processati. Il riferimento è al primo ministro sconfitto Najib Razak, accusato di coinvolgimento in uno scandalo di corruzione al fondo di investimento statale. Accetto il verdetto del popolo e Barisan Nasional si impegna a rispettare i principi della democrazia parlamentare. Mahathir è già stato premier per 22 anni consecutivi, dal 1981 al 2003, alla guida proprio della Barisan Nasional, che lui stesso contribuì a formare.